situazione in cui si subiscono delle scelte che apparentemente sono prive di ogni logica, proprio per le ragioni che lei mi ricordava. Per cui è evidente che noi eravamo venuti a un tavolo per discutere di una prospettiva di proroga del contratto di solidarietà e ci troviamo di fronte ad un management che in maniera cinica invece preannuncia uno scenario completamente diverso. Si parla di 60 licenziamenti. Si parla di 60 licenziamenti, quindi altre 60 famiglie che vivono queste ore con l'apprensione che è facilmente immaginabile, e noi ci siamo riuniti questa mattina proprio per far capire con l'ennesimo appello alle istituzioni che non è il caso di, non ci possiamo permettere il lusso di perdere anche questi ulteriori 60 posti, e faremo come abbiamo sempre fatto tutto quello che è nelle nostre possibilità, intanto per far rimanere questi lavoratori agganciati a questo posto di lavoro e poi per cercare anche in questo caso di discutere di una prospettiva aziendale, visto che ci sarebbero tutte le condizioni. L'incontro che abbiamo fatto ieri con l'azienda non era per una dismissione della produzione. Avevamo chiesto l'impianto per continuare il contratto di solidarietà che era già in essere da 2 anni, avevamo ulteriori altri 6 mesi che ci avrebbe permesso di sviluppare le nuove produzioni che erano pianificate. Ma l'azienda in maniera unilaterale ha deciso di annunciarci la chiusura delle linee produttive, spostando le nuove produzioni e i nostri prodotti che già facciamo in azienda in Messico, in Germania ed in Repubblica Ceca. Il problema di questa scelta scellerata è che mette in strada 60 famiglie senza sapere come sarà attuata questa scelta, perché nel frattempo ci si dice che l'altra metà dell'azienda, altri 60 lavoratori rimangono in azienda, quindi tutta la parte degli uffici, della ricerca e sviluppo, senza sapere che strumento sarà utilizzato per attuare questa scelta, senza darci qualsiasi tipo di numeri. Lei però ha detto una cosa. A questa scelta che riteniamo folle di avviare la procedura di licenziamento collettivo e soprattutto di riportare qui il lavoro, i codici che stavamo aspettando, anche perché noi qui sviluppiamo prodotti, cioè c'è una parte ingegneristica d'avanguardia che sviluppa prodotti che però in questo momento hanno deciso di far produrre in altri siti con l'argomento che gli altri siti sono meno costosi a livello della manodopera, cioè qui di fatto il profitto, ed è veramente paradossale, oltre che ad essere inaccettabile, niente in Val Vibrata, a Corropoli e in tutta la nostra provincia posti di lavoro, perché questa è una vertenza con una multinazionale che si aggiunge alle altre vertenze. Una multinazionale sana comunque. Assolutamente sì, qui non c'è il problema della tecnologia o degli investimenti. Questi stanno andando avanti, stanno facendo nuove tecnologie, stanno facendo investimenti, ma non li stanno facendo qui. Cioè questo è un capannone che, tolta la produzione, poi rischia definitivamente di chiudere. Questo è il dramma e noi questo non ce lo possiamo permettere. Altre 60 persone e arriveremo certamente a 120 se adesso non mettiamo subito un freno a questa follia, rimangono a casa. Qui ci sono moglie e marito a lavorare, è un'azienda che sta qui sul territorio da 40 anni, sono 15 anni che l'azienda comunque è ripartita perché già aveva avuto una procedura di licenziamento collettivo, i lavoratori sono rimasti qui, hanno continuato a lavorare, hanno consentito all'azienda di risollevarsi e adesso ecco il ben servito, non lo accettiamo.